La prima questione che dobbiamo affrontare sulla Rivoluzione francese, l'abbiamo accennato l'altro giorno, è la grande crisi che la Francia vive nel Settecento. Siamo a pagina 162. Il paese è inquieto e insoddisfatto. Perché? Perché ci sono una serie di problemi. Problemi che traggono le loro origini dal regno lunghissimo, vi ricordate, di Luigi XIV, che aveva soppresso tutte le libertà religiose, aveva trasformato la monarchia in monarchia assoluta e aveva lasciato un paese in contrasto, in cui i nobili avevano perso il loro ruolo, però volevano comunque riottenerlo. E per questo motivo ci sarà un secolo, il Settecento, di confusione. Il Re Sole era morto nel 1715, la Rivoluzione francese nel 1789. Quindi abbiamo questo buco da colmare e capire più o meno cosa succede. Non entriamo troppo nel dettaglio, però dobbiamo parlare ad esempio del periodo di reggenza successivo alla morte di Luigi XIV. Tra il 1715 e il 1723, visto che l'erede al trono non era ancora maggiorenne, il duca Filippo d'Orléans assume la reggenza del re. Cosa vuol dire reggenza? È un facente funzione, è un sostituto, diciamo così, in attesa del nuovo re. Ovviamente, quando non c'è l'oste, tutti ridono. Poi quando torna l'oste bisogna fare i conti con l'oste, è un modo di dire. Cosa vuol dire? Che mentre c'è Filippo d'Orléans a fare la reggenza, i nobili cercano di rialzare la testa. Cercano di rialzare la testa soprattutto con una serie di consigli, così intesi non come suggerimenti, ma come riunioni, consigli, che davano delle deliberazioni alle quali poi il re doveva, cioè il reggente doveva dare ascolto. Tra l'altro, se voi vi ricordate le lettere persiane che abbiamo letto, si cominciava a mettere in discussione anche tutta una serie di credenze, su tutte quella del re Taumaturgo, questo re che curava le scrofole, il tocco magico, voluto da Dio, eccetera, eccetera. Addirittura un persiano osa dire nelle lettere persiane che c'è un grande mago, il re, no? Semplicemente un prestigiatore. Quindi la sacralità della figura del re viene meno, non c'è un re e quindi sostanzialmente la faccenda diventa complicata. Nel 1723 sale al trono il successore effettivo di Luigi XIV, che si chiama, che fantasia, Luigi XV, che regnerà circa 50 anni. È facile, eh? Luigi XIV Re Sole, Filippo d'Orléans reggenza, Luigi XV, e poi il re della Rivoluzione francese è Luigi XVI, 14, 15, 16. E Luigi XV eredita una situazione soprattutto finanziaria terribile. Durante gli anni della reggenza c'era stato il tentativo di John Law, che era uno scozzese, di ripristinare l'economia francese con delle mosse economiche molto azzardate e pericolose. Matteo, ti sei incantato? Prof, ma che pagina siamo? 165. Ma è Luigi XV? Cosa? Nel 1725. Ah, la morte del reggente. No, Luigi. Allora, ripeto. 1715 muore Luigi XIV. 1715-1723 c'è la reggenza di Luigi d'Orléans. Quando muore Luigi d'Orléans, Filippo d'Orléans, invece di nominare un nuovo reggente, fanno finta che Luigi XV sia maggiorenne, anche se non lo era, e diventa direttamente re. Ah, quindicesimo. Poi quello della Rivoluzione francese, che diventa re nel 1774, si chiama Luigi XVI. Vabbè, almeno avete un po' tutta la storia. In realtà nel 1723 Luigi XV aveva 13 anni. Quindi era un po' manipolato. 13 anni? Sì. E c'era questo enorme debito pubblico, perché sostanzialmente
Cosa aveva fatto John Law? Aveva fatto inflazione, aveva fatto stampare molta carta moneta, solo che sapete bene che troppa inflazione poi fa scoppiare le bolle e si perde il potere d'acquisto. Quindi era stato un disastro, perché con quella carta moneta volevano finanziare la compagnia delle Indie francesi, ma quando si sono accorti tutti che le rendite erano minori di quello che si aspettavano, cosa fanno secondo voi? Vendono le azioni. E quindi tutti vogliono vendere, nessuno vuole comprare, legge della domanda e dell'offerta, scoppia una bolla finanziaria. Quindi la situazione è drammatica. E nel frattempo, se vi ricordate, c'erano anche le guerre. La guerra dei sette anni, 1756-1763. Poi ci sarà la rivoluzione americana, qui i francesi partecipano per aiutare le colonie in funzione anti-inglese. Tutte queste guerre costano, e costano care. Come si fa allora? Servono nuove tasse. Quei consigli dei nobili che avevano provato a rialzare la testa, che si chiamano Parlement, cosa dicono? Ma scusaci, il tuo successore, il reggente Filippo, ci dava retta, tu fai di testa tua. Ma cos'è questa storia? Cos'è questa faccenda? Non puoi fare nuove tasse, sei un despota, sei un tiranno, sei di nuovo un Luigi XIV. Il Parlamento non vuole fare nuove tasse. Non è il Parlamento, si chiama Parlement. Sono questi consigli di nobili. Ma vuol dire Parlamento? No, non è la stessa cosa. Parlement. Sono i consigli di nobili che abbiamo detto avevano rialzato un po' la testa durante la reggenza. Che cosa vogliono? Non è che non vogliono le tasse, ma vogliono essere consultati. Cioè vogliono avere un ruolo politico. E quindi cominciano già dagli anni 70 del Settecento. Esatto, esattamente. E come abbiamo visto l'altra lezione, cos'è che vogliono? Essere presi in considerazione. Come fanno a essere presi in considerazione? Vogliono la convocazione degli Stati Generali, che era da più di 150 anni che non si convocavano. La convocazione degli Stati Generali, vi ricordo, è voluta dai nobili. È la nobiltà, come abbiamo visto la volta scorsa, che mette in moto il meccanismo della Rivoluzione Francese. È tutto chiaro fin qui? Ma perché ti fanno convocare le nazioni? Vogliono gli Stati Generali. Non è che li fanno convocare. Ma non li convocano ancora? No, non ancora. Gabriele? Hai capito, ma seguiamo sul quaderno magari, no? Allora, nel 1774 muore Luigi XV, sale al potere Luigi XVI. Che regno si eredita quindi Luigi XVI? Un regno in crisi finanziaria enorme. Cos'è il figlio, vero? Sì. Il capitolo 2, l'unità 2, vi dice quello che vi ho spiegato l'altra volta, cioè i tre stati. Sottolineo solo un dato: l'80% della popolazione era ancora composto da contadini, ma la Francia, con i suoi 25 milioni di abitanti circa, era il paese più popoloso d'Europa. Ricordatevi quello che abbiamo detto la lezione scorsa su clero, nobiltà e terzo stato. Queste pagine ve le avevo già date da studiare. Vedete la differenza? Sottolineate, mettete fondamentale nella cartina, nello schema di pagina 169, le differenze tra la società di Ancien Régime e la società moderna, strutturata per classe sociale. Per concludere la nostra lezione di oggi, arriviamo fino a 174, poi dalla settimana prossima riparto dalla crisi della monarchia, dall'Assemblea Nazionale, giuramento della palacorda. Questa parte è la lezione. Sì, però in particolare volevo soffermarmi sulla fonte, i diritti del signore feudale, che trovate a pagina 172, che è molto importante. Adesso la leggiamo insieme. Prima di leggerla vi spiego soltanto un ultimo concetto. C'è una domanda, Riccardo? Se vedete a pagina 174 vi parla di un importante abate, l'abate Sieyè, che è un personaggio fondamentale. Lui scrive un trattato su che cos'è il terzo stato, ed è, pur essendo un membro del clero, parteggia per il terzo stato, avrà un ruolo decisivo. Sarà anche uno dei triumviri insieme a Napoleone.
Ricordiamocelo questo nome, eh? L'abate di Sieghe. Vi ho detto, pagina 174, vi parla di un abate che si chiama Abate di Sieghe, si scrive S-I-E-Y-E accento grave S, che era un ecclesiastico, ma che è un po' l'ideologo, cioè colui che teorizza l'esistenza di un terzo stato come nazione, cioè l'intero terzo stato rappresenta l'interesse di tutta la Francia, è l'ideologo, è colui che ci mette l'idea. Lo mette qua al vostro libro, ve l'ho spiegato perché è importante, ricordiamoci questo personaggio, tornerà, lo vedremo. Quindi terminiamo qui la spiegazione, interrompo la registrazione e andiamo a leggerci a pagina 172, i diritti del signore feudale.